presentato oggi in Senato un disegno di legge per il riconoscimento delle società for benefit. Si tratta di imprese a metà tra profit e no profit che decidono di perseguire già nel proprio statuto non solo il profitto economico ma anche obiettivi sociali a beneficio della comunità, dunque dell'ambiente e dei dipendenti. Un fenomeno nato alcuni anni fa negli Stati Uniti, uno dei primi sostenitori è stato il premio Nobel per l'economia Robert Schiller. Se l'iter del DDL andrà a buon fine, l'Italia sarà il primo paese europeo a regolamentare questo tipo di imprese, stabilendo dunque dei rigorosi standard e procedure. Sono circa 200 le società che hanno già fatto richiesta della certificazione, come spiegato dal senatore del PD Mauro Del Barba, primo firmatario di questo disegno di legge. Andiamo ora in